Uomini e donne, Diego Tavani sceglie Ida Platano, poi però cambia idea. Le anticipazioni sull'ultimissima registrazione di Uomini e donne riportano un colpo di scena clamoroso. Protagonista, la dama bresciana Ida Platano, la quale è stata mollata proprio sul più bello dal cavaliere Diego. Ma cosa è successo in studio? Stando a quanto riportano le anticipazioni, la registrazione sarebbe iniziata benissimo per Ida e Diego. Sembra che il cavaliere abbia dimostrato tutto il suo interesse per la dama bresciana, tanto da voler uscire dal programma insieme a lei per viversi la storia al di fuori del contesto televisivo. Ida avrebbe dunque messo da parte tutti i suoi dubbi sul conto di Diego, accettando di uscire dal programma con lui. Un lieto fine quindi per la coppia, almeno così hanno pensato tutti, visto che per loro c'è stata pure la famosa cascata di petali rossi. Qualcosa però è cambiato nel momento dei saluti finali. Prima di abbandonare lo studio, Ida ha chiesto di poter avere un chiarimento con Tina Cipollari dopo le dita intercorse tra loro nelle recenti puntate. Come noto, l'opinionista nelle ultime registrazioni non ha fatto mistero di non avere stima della dama bresciana, accusandola di avere un carattere talmente difficile da far scappare tutti i suoi corteggiatori. Accuse che, inevitabilmente, avevano generato accesi battibecchi tra le due. Proprio per ricucire il rapporto con Tina, Ida, prima di lasciare il programma, insieme a Diego, ha voluto chiarire con l'opinionista. Non l'avesse mai fatto. A Diego non è piaciuto per niente il gesto di Ida e, sentendosi escluso, si è rivolto a Maria De Filippi, chiedendole di poter tornare a sedersi nel parterre degli over. E sì, Diego è tornato sui suoi passi e, nonostante fossero già caduti pure i petali della scelta, ha deciso di non uscire più con Ida. La dama bresciana è quindi stata mollata sul più bello dal suo cavaliere. Le anticipazioni segnalano che Diego e Ida, dopo il clamoroso dietrofront del cavaliere, sono rimasti comunque in studio con Diego, che non è riuscito a trattenere le lacrime per quanto appena accaduto. Riusciranno i due a ritrovarsi? O sarà definitivamente finita tra loro? In attesa di novità su questa coppia, nell'ultima registrazione c'è stato tempo anche per parlare della vita sentimentale di Gemma Galgani, grande amica proprio di Ida. La dama torinese ha ammesso di essere molto provata dopo la rottura con Costabile. Gemma continua a pensare al cavaliere e sembra non darsi pace per il fatto che le cose siano andate male tra loro. Sembra che la Galgani non voglia arrendersi e che voglia provare a riconquistare Costabile. Riuscirà a fargli cambiare idea? Anche in questo caso non resta che aspettare le prossime registrazioni per scoprire come andrà a finire. Nel frattempo si segnala l'inizio dell'avventura di Matteo Renieri sul trono di Uomini e Donne. L'ex di Sophie Codegoni, come noto, ha accettato la proposta a sorpresa fattagli da Maria De Filippi ed è pronto a trovare l'anima gemella nel programma di Canale 5. Cosa ne penserà la sua ex, tuttora rinchiusa nella casa del grande fratello VIP? Non è escluso che Signorini le faccia sapere in una delle prossime dirette quello che sta succedendo. Una registrazione assai movimentata, quella venuta solo poche ore fa, negli studi Helios di Roma. Non resta che attendere qualche settimana per vedere in onda su Canale 5 quanto effettivamente accaduto tra Diego e Ida, e non solo. Il dietrofront di Diego è stato troppo precipitoso? Cosa lo avrà fatto realmente imbestialire? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.